Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buon lunedì a tutti e buona settimana a tutti. Allora, Juventus Torino. Allora, visto che più di uno ci accusa di non essere tifosi, di non essere di salire sui carri funebri, eccetera, eccetera. Allora, facciamo un video diverso. Allora, Juventus Torino, partita spettacolare. Una Juve stratosferica, con dei giocatori che ce li invidia tutto il mondo. Finalmente è rientrato De Sciglio, perché ne sentivamo la mancanza. Un giocatore come De Sciglio in una squadra molto importante. Sono molto felice che Sarri sta dando continuità al fenomeno Bernardeschi, perché voi vedrete che secondo me massimo alla fine dell'anno la valutazione di Bernardeschi andrà a circa 200 milioni di euro. Matuidi è un altro fenomeno. Io non capisco come mai ce li ha tutti la Juve questi fenomeni, però ragazzi, Matuidi ce le invidia tutto il mondo. Somiglia un po' a Beckenbauer, cioè, insomma, forse Matuidi è un po' più forte di Beckenbauer, però insomma Beckenbauer era forte anche lui, dai, è quasi come Matuidi. Bentancur anche lui, un giocatore che io tutte le volte che lo vedo mi fa ricordare il calcio. Grandissima partita di Ronaldo, migliore in campo secondo me. Poi è entrato Ramsey, secondo me ha giocato malissimo Ramsey, però vabbè, è un campione, però ha giocato molto male, molto male. Higuain, io non so, lo volevano vendere, non capisco perché non l'hanno venduto, però un fenomeno anche lui, però ha giocato da tre in pagella. Io proverei a far giocare invece del posto di Higuain, Ramsey, proverei Danilo punta, perché Danilo è stato una perla del mercato di Paratici. Dobbiamo dire le cose, quando un dirigente va elogiato bisogna elogiarlo. Allora, Danilo, noi siamo riusciti a prenderlo per miseri 35 milioni di euro, 30, una cosa del genere. Un giocatore che anche lui supera abbondantemente i 100 milioni di euro come valore, e io lo proverei punta, lo proverei, visto che Higuain proprio lasciamo stare. Anche Dybala va venduto perché è scarso. E niente, che dire, abbiamo massacrato il Torino, ma massacrato proprio, loro non sapevano neanche dove erano. Massacrato completamente. Fatto gol De Ligt, il difensore centrale migliore al mondo. Fatto gol, il primo gol nella Juve, però adesso ne farà ancora. Ha toccato ancora la palla con la mano. Rigore inesistente. Insomma, noi abbiamo meritato di vincere, punto. Abbiamo demolito il Torino, ma i migliori in campo sono stati Bernardeschi, Bentancur, Matuidi, ma soprattutto De Sciglio. Io chiuderei quasi qua il video, perché mi dispiace poi i tifosi delle altre squadre, li vedo in difficoltà, perché
non capisco il motivo per cui non si inchinino alla Juventus, che gioca il più bel calcio d'Europa, io direi quasi del mondo, però diciamo d'Europa, restiamo in Europa per adesso. Secondo me il miglior calcio d'Europa lo gioca la Juve, fortissimi. Bene, allora, detto questo, adesso spero che io possa salire sul carro dei vincitori, quando sarà, quando vinceremo, perché sicuramente con De Sciglio, Danilo, Betancourt, Matuidi, Khedira, Bernardeschi, noi vinciamo la Champions, così. E quindi le altre squadre se ne facciano una ragione, si possono pure ritirare dalla Champions, le diamo direttamente alla Juve, perché non c'è storia, ragazzi, quest'anno non c'è storia. Va bene così. Io, ragazzi, anzi, io sai cosa faccio, lo chiudo qua il video. Grande Juventus, adesso mercoledì speriamo di vincere, no, ma che speriamo, se giocano quelli che ho nominato vinciamo sicuro al 100%, e io spero che in gennaio, però qualche innesto in gennaio ci vorrebbe assolutamente qualche innesto. Io prenderei Ranocchia, perché per metterlo insomma di fianco a De Sciglio, Ranocchia io lo prenderei. Poi chi altro potremmo prendere? Un giocatore forte, chi altro potremmo prendere? Uno proprio, ecco, io per l'attacco punterei su Gabigol. Su Gabigol, ragazzi, acquisto di Gabigol. Quello che costa non ce ne frega un cazzo, tanto noi, se il giocatore costa troppo, noi beviamo due Coca-Cola in più e abbiamo risolto il problema, che cazzo ce ne frega. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, fino alla fine forza Juve, attivate sta cazzo di campanella, perché a proposito ho visto l'altro giorno che c'è il 40% dei miei iscritti che non hanno attivato la campanellina, dopo non vi arriva la notifica, se no fate come cazzo vi pare, che non me ne frega un cazzo. E voglio salutare, adesso mi è venuto in mente, voglio salutare Maria, detta Marietta, che sarebbe la mamma della Carmela, da me soprannominata Carmencita. Maria, io ti saluto e ti abbraccio, e prima o poi vengo in Calabria, perché mi devi far da mangiare. Quella volta lì stavo venendo e è scoppiata la macchina, che vi devo dire? Va bene, ragazzi, vi saluto, ciao a tutti, grazie e alla prossima, ciao!